Fare turno, il presidente generale di un presente. Mi sembra doveroso. Noi oggi siamo qui grazie a una persona, perché la storia l'abbiamo fatto ognuno di noi, la sta facendo ognuno di voi, l'ha fatta. Però c'è chi è il custode di questa storia. Senza il custode la storia non ci sarebbe. E il custode che io conosco da tantissimi anni, in tempi non sospetti, prima ancora che andavamo ragazzi, e Antonio Lucioni. Lo dico questo al di là, non per il ruolo della carica, per quello che fa quotidianamente, per la passione, per l'impegno, per la sensibilità. È lui che ha creato questo cemento, questo collante di questa grande famiglia, andando a rivedere tutte le piccole cose, gli aneddoti, i fatti, la storia, le persone. E quindi mi sembra doveroso dare un riconoscimento a cui oggi ci consentesse di qui e di poter ricordare a tutti noi, a tutti voi, che noi apparteniamo a una grande famiglia e che questo mai dobbiamo dimenticare la nostra appartenenza. Grazie a tutti. Grazie.